What's up ragazzi, bentornati sul canale e benvenuti in questo nuovo video. Come ormai tutti quanti saprete, domani alle 19 uscirà il prossimo DLC di Destiny 2, ovvero Penumbra. Inizierà quindi ufficialmente la stagione della ricchezza. Per chi non lo sapesse, all'interno di questo DLC potremo esplorare il Leviatano e verremo sottoposti ad ulteriori prove da parte dell'imperatore Kalus. Ebbene, in questo video andremo a parlare di un evento che si è verificato questa notte e delle ripercussioni che questo potrà avere sul DLC che sta per uscire. Come ho già detto, questa notte è successo un evento alquanto particolare, in quanto molti degli utenti di Destiny 2 hanno sentito qualcosa all'interno delle zone abitate dai Cabal, come per esempio i settori perduti nelle isole sommerse nella zona morta europea o il Leviatano stesso. Se infatti entreremo in questi luoghi, disattiveremo la musica del gioco e uccideremo tutti quanti i nemici, stando fermi dopo poco riusciremo ad udire dei sussurri. Questi per ora, come ho detto, sono stati sentiti solamente in luoghi abitati dai Cabal, ovvero il Leviatano e questi due settori perduti. Io stesso sono andato in questi posti ed effettivamente facendo qualche altra prova in altri non si sentono. Di conseguenza verrebbe da chiedersi se questi sussurri abbiano in qualche modo a che fare con i Cabal. Sinceramente questa è un'ipotesi che ho escluso, considerando che provando altri settori perduti abitati appunto dai Cabal, i sussurri non si sono presentati. Inoltre, da questi sussurri che apparentemente, perlomeno anche per me, sembrano incomprensibili, degli utenti americani sono riusciti a capire un messaggio. Più precisamente, hanno interpretato la frase "I saw what happened", che in inglese significa "ho visto quello che è successo". Sinceramente, ascoltando questi sussurri in prima persona, non mi è sembrato di sentire questa frase, anche perché questi sono molto simili tra loro, e in ogni caso non sembra che dicano qualcosa di sensato. Di conseguenza la teoria più accreditata che si sta diffondendo al momento sul web è quella che questi sussurri siano il segno dei nostri primi contatti con l'oscurità. È ormai saputo che dai rinnegati il nostro percorso verso l'oscurità si sta facendo sempre più breve. In particolare con la stagione del Ramingo abbiamo toccato con mano l'oscurità stessa, a partire dalla quest dell'Aculeo, arma del dolore, fino ad arrivare a tutta la storia che si c'era dietro al personaggio di Ramingo, che vi ricordo possiede una piccola parte del piano ascendente, da cui è in grado di evocare truppe corrotte. Ebbene, la teoria che si sta diffondendo spiegherebbe che questi sussurri non sono altro che il primo sintomo dello stesso procedimento che ha subito Redi Lazirra, prima di diventare Dragon Yor. Un forte contatto quindi con l'oscurità ci sta pian piano portando verso il lato oscuro. Proprio nei libri di lore riguardanti Dragon Yor e l'Aculeo, il primo segno dell'oscurità che si infiltrava all'interno di Redi Lazir furono proprio questi sussurri, che inizialmente lo fecero impazzire. Viene tuttavia sottolineato il fatto che la pazzia di Redi Lazir era causata dal rifiuto di questi sussurri, e che all'accoglierli un nuovo potere si è scatenato dentro di lui. Come ho già detto, questa è soltanto una teoria, molti dicono che questi sussurri si sentano dal primo giorno di Destiny 2, anche se sinceramente sono un po' scettico. I motivi sono due. Il primo è che questa teoria è veramente molto affascinante e considerando che sappiamo per certo che prima o poi riusciremo ad utilizzare, anche se in parte, l'oscurità con i nostri guardiani, il processo avrebbe senso. La seconda cosa che mi fa pensare che questo non sia un caso è il fatto che primo si siano presentati esattamente il giorno prima dell'uscita di Penumbra e secondo che lo stesso giorno Bungie abbia rilasciato un trionfo molto particolare. Un trionfo non ottenibile e che tutti quanti possiamo leggere. Questo si chiama trasmissione di banda Cabal alle lista, ed è appunto una trasmissione da parte dell'imperatore Kalus ai suoi lealisti. Ma andiamo subito a leggerlo. Si fanno chiamare cacciatori, ricognitori, sopravvissuti che depredano razze più nobili e antiche, così che la loro gente possa ricostruire ciò che ha perso. Si fanno chiamare titani, soldati, assassini che abbattono i nemici dell'umanità, così che la loro città possa vivere un altro giorno. Si fanno chiamare stregoni, filosofi guerrieri, araldi della luce, studiosi che cercano un significato quando tutto è ormai perduto, abbandonati dal loro dio meccanico molto tempo fa. Ancora non lo sanno, ma tutti loro sono molto più di questo. È compito vostro, miei lealisti, mostrar loro la via. Li avete incontrati, conoscete la loro fibra. Quindi io vi scateno. Ostacolateli, rovesciateli, insegnate loro il dolore. Non faranno che chiederne ancora, e questo li renderà più forti. Quando saranno pronti, apriremo per loro le porte del serraglio,
Persino le luci più brillanti devono ancora esplorare quell'antico luogo. Voglio che vedano dove è iniziato il nostro viaggio per sfuggire all'esilio. Gaul, i suoi cospiratori volevano che il serraglio e Leviathan stesso fossero la nostra tomba, ma Gaul non è stato in grado di prevedere cosa avremmo trovato al margine nero. Non poteva prevedere che ci saremmo rimpinguati di forza. Ora invoco la forza, un'ultima volta, prima che il margine nero ci travolga. Che vi sia chiaro, si prenderanno le vostre vite, ma so che gliele donerete con gioia. Il vostro sacrificio scatenerà l'ombra della terra. Questa registrazione da parte dell'imperatore Cabal abbiamo quindi la conferma della teoria che si diffuse ormai dall'uscita del Leviatano, ovvero quella secondo il quale Kalus abbia avuto un contatto diretto con l'oscurità, che qui vediamo scritta come il margine nero, che questo contatto gli abbia donato dei poteri immensi e che tuttavia abbia visto qual è il destino dell'universo, ovvero l'attacco secondo noi da parte delle navi Triangolo. Di conseguenza, spaventato da questo destino, Kalus cercherà degli alleati per combattere l'oscurità. Avremo quindi, con la nuova espansione che uscirà domani, accesso al serraglio, definito dall'imperatore un luogo antico all'interno del quale potremo scoprire dove è iniziato il loro viaggio per sfuggire all'esilio. Di conseguenza un'altra certezza è stata portata a galla. Ora ragazzi, vorrei unire i puntini e collegare quindi i sussurri a questo discorso dell'imperatore Kalus. Tutto ciò, come ho già detto, è stato rilasciato esattamente il giorno prima che uscisse Penumbra, un'espansione che sin dal suo annuncio avrebbe spiegato molte cose. Inoltre, secondo me non è un caso che il 6 giugno Bungie annuncerà ufficialmente l'anno 3 di Destiny 2. Possiamo quindi collegare tutti questi avvenimenti e chiederci: è possibile che direttamente nell'anno 3 di Destiny 2 i guardiani, e quindi noi, potremmo far uso in qualche modo dell'oscurità? Voglio lasciarvi con questa domanda a cui mi piacerebbe molto che rispondeste nei commenti. Detto questo ragazzi, direi che se il video vi è piaciuto lasciate like, commentate, condividetelo, dite a tutti quelli che conoscete e che non conoscete che c'è la trallissima. Seguiteci anche su Instagram, Facebook, come ogni video vi lasciamo qua sotto in descrizione e anche da bellissimo, nuovissimo, fantasticissimo sito. E detto questo, ci vediamo alla prossima. Ciao! E io sono Gaul, per la tua luce.